Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video incredibile, l'isola dei famosi. Direte: Simone, ma che stai facendo? Ci avete pure ragione, siamo nuovamente in zona rossa, non usciremo mai da questo incubo, non posso portare più nessun video. Ovviamente di chi stiamo a parlare è tutto live, quindi spero che apprezziate ciò. Vi faccio vedere la sigla. Da tanto tanto tempo vedo l'isola dei famosi, la natura, le spiagge, l'Honduras, sopravvivere, mettersi alla prova. È troppo bello, ma giù, è troppo bello, cioè io darei tutto per stare lì. Visto che Simone commentava le cose trash e poi c'è andato, io spero che nel 2023-2024 possa essere lì. Allora, Vera, Au e Gil, siete pronti per affrontare il verdetto del pubblico? Vi spoilerò già la puntata. Allora, Vera uscirà fuori, Simone avrà il maggior numero di voti, quindi sarà tipo un 50-60%. Il resto Gil avrà pochi voti Vera. Quindi questa è una vera e propria chiamata alle armi. Prima prova, dai! Chi vincerà avrà la possibilità di fare la spesa nel nostro mercatino primordiale. Sono molto curioso di questa prova. Vediamo un po' come va. Ti faccio vedere cosa abbiamo a disposizione su questo mercatino. Vabbè, ha un mercatino, stanno tre uova, tre banana frascita. Vabbè, sarebbero, come si chiamano? Il platano. Elettra Lamborghini non si contiene con questo vestito. Ma che te combinas questo vestitino un gol? A chi vuole puntare in alto, qua c'è un bel amo da barracuda. Amo da barracuda, ragazzi. Io prenderei l'amo. Si sfideranno su una prova in apnea. Chi resisterà di più si aggiudicherà questo ricco bottino. Fatevi a quella che potrebbe sembrare quasi. Dire, Vera, Tini, sei 50 anni, stai sculacchiando. Esatto. Tutta questa bellezza intorno a Vera, Gemma. Io la vorrei vedere. Ci sto provando con tutto il cuore, ma non riesco a vedere bellezza in questa donna. 3, 2, 1, via! Sotto, ragazzi. Sono partiti. Simo, tu voglio vedere proprio cacazzino. Almeno un minuto a capa, ma prego. Vera Gemma c'è fuori, Simo, resisti. Tutta maschile. No, vince Gil, vabbè. E vince di poco. Vabbè, no, è più forte Gil. Vince Gil. La cosa di cui sono curioso è sapere se loro lo sanno già da prima. Cioè loro sono consapevoli della prova che faranno in puntata. Quanto tempo prima sono aggiornati su queste cose? Perché se uno ha più tempo per poter ossigenare il corpo e i polmoni, può durare molto di più. Però la faccia di Simone, guardala, guarda. L'ha presa male sto fatto della nomination, secondo me. Vera Gemma invece in queste condizioni, con questo cappello in testa, sembra quello lì che si mette nudo per le strade di New York e tutti quanti si fanno le foto, tipo. Io te do una bastonata, m'ha detto. Ma ha minacciato quest'uomo, c'ha 14 anni in più a me. Mo parte ammazzato, io. Questo qui m'ha minacciato, m'ha detto te do una bastonata. Hai avuto paura? Ti assicuro che io ho avuto paura, perché nei suoi occhi c'è la rabbia, c'è la rabbia. Un grande pezzo a capo, c'è proprio... Sicuro. Allora Simone mi sembra una persona che sta già fuori dal gioco e sta cacciando tutto fuori, tanto non se ne fotte di un c***o. In tutte le stagioni precedenti dell'isola sono rimasti sempre quelli che lavoravano di più, quelli più uniti, quelli che se ne fottevano degli altri. Tutti quelli che creavano polemica a casa, sempre. Se ti nominano e ti metti contro a tutti quanti e dici: ehi, chi t'ha tu, evutati, ti schifo. Non si fa così. Me lo immaginavo diverso. Da maschio alfa a maschio alfetta. Cerioli, maschio alfa. Bellissimo. Ma ti tiene la panza. Ah, mi viene da piangere, ma che brutto. Aia, porca. Si è fatta male la creatura. Col sale addosso mi rompo il c***o. Statta a casa. Allora, come li dividiamo per le squadre? Prova ricompensa, quindi adesso ci divertiamo. Mirea e Drusilla dovranno chiamare uno per volta. Scelgono i capitani, che sono Mirea e Drusilla. Perfetto. Mirea, sono qui. Sceglimi. Mirea, chi vuoi chiamare? Francesca Lodo. Sì, incominciate già a mettere le maglie. Oh, mandatemi in quel team. Quello è il dream team. Vai col secondo componente. Cioè, Mirea, Francesca Lodo. Ecco, mi sono emozionato. Dovrete scivolare in questa vasca di fango, andare sotto la rete. Queste sfide sono troppo divertenti. Io scopazzo. Di un totem che verrà montato, ricostituito in maniera corretta. Queste cose le voglio fare come tipo gioco aperitivo al villaggio. Via! Sono partiti. Dovete spingere. Rimettete a posto. Maro, Rosolino. Vale, dovete spingere la cassa. Rosolino. Un disastro. La squadra appunto di Drusilla abbia finito, ma... Quindi vince il team con i maci, insomma. Ah, qualcosa mi dice che si ingozzeranno
un attimino. Ah, però posso dire una cosa: settimana scorsa i vincitori avevano del tempo e dovevano mangiare singolarmente. Questa volta tutti nello stesso momento. Non la faccio più. È una cattiveria, no. Mamma mia. Franceschina Lodo, ma per caso tu hai una cugina, una sorellina, una parente? Ho avuto qualche problema nel montare l'uccello. Quello è il problema. Sono Ilari, come stai? Sta Paul Gascon in diretta da Fate Bene Fratelli di Napoli, vediamo. Paul, ci manchi tanto. Ah no, voglio, questo è un fenomeno. È un articolo del Sun, un giornale inglese. Sono tutti pazzi di te, Elisa. Se non ho capito, gli inglesi stanno a fare rattusi su Isoardi. Primo naufrago che deve rimanere sull'isola. Se considerano quello che ha più voti, Awed. Dai, palese, palese. Io dico che resta Jill. Vera Parasite fra 3, 2, 1. Vera. Vera, sei stata eliminata, mi dispiace. 51-34, 15%. E adesso abbiamo la prova leader, che rispetto alle altre puntate, vabbè questa è la mia prima su YouTube, però rispetto alle altre puntate non sarà di gruppo, quindi non avremo un gruppo leader e l'altro no, ma semplicemente una persona. Questa persona quindi potrà nominare uno dei due che andrà in nomination. Questa sera la prova leader sarà divisa in due fasi. Nella prima vi sfiderete tutti contro tutti e questa fase decreterà i due migliori. Dei due ne resterà uno. La seconda prova, secondo me, potrebbe essere una prova del fuoco. Chi avrà la fortuna di indossare la prima collana da leader di questa edizione. Che cos'è questa prova? Come sempre invito tutti i villaggi turistici a prendere spunto da queste prove perché sono molto simpatiche. Resistete fino alla fine, non piegate il gomito. Massimiliano, garantito al limone, sbaglierà qualcosa pure in questa prova. L'unico che non sta facendo, vedi? Non so chi possa vincere questa sfida. Cerioli è il prossimo, ragazzi. Andrea, resisti. Mamma mia, raga, ma Cerioli che è andato a fare l'isola? Elisa, ecco. Ok, okay. Andrea, Cerioli. Andrea! Allora. Ma dai, raga. Angela e Awed. Angela forte, Angela, guardala, siete guardala. Voi. Siete voi, ragazzi, potete fermarvi. Bravi. E bravo Simo, concentrato, cattivo, questa è l'energia che devi mettere in gioco. Simone comunque se vince sfrutta l'unico modo per non essere nominato questa settimana. Simo se riesce a vincere questa prova, lui ha il tempo per poter riprendersi questa brutta situazione che oggi ha creato. Per giocare con le bambole, lei giocava con i ragni. Alla mamma di Drusilla e Chiara Ferragni, sono uguali. Ho chiesto a tua mamma se mi portava il teschio del tuo gatto. Da vedere ve lo posso concedere. Drusilla è la persona più adatta a cui chiedere consigli su un horror da vedere per la serata su Netflix. Awed, quando sei pronto fammi soltanto un piccolo cenno con la testa e io. Ma Simone nelle andare. Prove comunque si conferma forte, arrivano a 4. Ok, ferma il tempo. Ok, stop. 1.37. C'è anche Angela. Ma Angela non durerà mai come Simo, secondo me, Resiste ancora, oh. La Awed è stato fortissimo anche adesso. Prova a spostarsi, non so, è proprio al bilico, in bilico, No way. Che forza la Melillo. Ti sei il leader di fino alla prossima puntata. Brava Angela. Molto bella questa seconda parte. E inaspettatamente vince la Melillo la prova del fuoco. Ti vedo, io la notte per addormentarmi disegno il tuo viso. Tutto amore. Prima di addormentarmi faccio il giro del tuo viso. Mi ricorda Benigni quando dice: buongiorno principessa, stanotte t'ho sognata tutta la notte. Questa okay. È la nomination. Jill vota Awed, non me lo sarei mai aspettato, veramente. No, l'aveva promesso. Ma si è vista la mutanda di Rory Blasi. Momento trash. Ma che fai, Hilary? C'è la mosca. Allora, Robby, ci senti? Ciufoli, come stai? Tutto bene? Ok, eccolo qua. Quindi anche lei vota Awed. La prossima persona voterà Awed. La prossima ancora voterà Awed. E la prossima ancora voterà. Ciao. Come va, Mirea? Come sta? Ciao, sono Mirea. Dea Mirea, chi ti ispiri più a Diana o più a Venere? Non so nemmeno chi sia l'altra. Devo ancora cercare la foglia, giusto?
Ecco, secondo me non smettono i modi, non dobbiamo comportarsi così. Mami, come stai? Come sta papà? Ah, perché qui parlo solo con mamma, volevo sapere se esiste ancora, insomma. No, ma come? Sì. Ma per caso sono morti altri animali intorno alla mia casa? Perché così posso aumentare la mia collezione. La positività è il sale della vita, no? Ha voglia, il mio motto, guarda. Mi sei matta, mi sei matta. Sei contenta? Sono l'anima della festa, lo so. Ciao Awed. Oh, però zii, devi tornare quello di prima, devi sorridere, Simo. Perché così non mi piaci, hai capito? Il primo nominato. Il primo nominato del gruppo è... Lo sa anche lui. Awed. Easy. Un'idea, anche qui? Tra 3, 2, 1... Ho scelto Mirea. Niente, vabbè. Amen. Ok, ok, quindi abbiamo Mirea e Simone. Sono molto indeciso. Ragazzi, direi che la puntata è finita. Mentre Ilari saluta tutti, io saluto anche voi. Spero il video vi sia piaciuto. Fatemelo sapere, perché se non vi piace, ovviamente lo vedono 100-200 persone. Io non lo porto più. Noi ci vediamo in un prossimo video che al 90% sarà sempre l'isola dei famosi. Spero vi possa piacere questo format. Se vi piace, supportatelo con un like e commentate sotto con il vostro o la vostra preferita dell'isola. Fatemi sapere se la vedete, l'isola. Perché se non ve la vedete, vi vedrete i miei video. E niente ragazzi, con questa musica epica di sottofondo io vi saluto. Ci vediamo al prossimo video. E un saluto a tutti ragazzi.